Vi do il benvenuto al nostro appuntamento con il regno della natura. Spesso gli animali selvatici si comportano in modo incomprensibile. Certe volte le loro motivazioni non ci sono chiare, ma alcune, se attentamente studiate, possono svelarci molti segreti della natura. Questa scatola contiene la chiave di uno di questi misteri che potete trovare qui, sulle montagne rocciose, vicino al confine canadese, in una località che chiameremo Rock Ridge. In una radura a poca distanza dai boschi, convive una strana comunità di animali che di solito non hanno l'abitudine di vivere nello stesso luogo. Alci, cervi, linci, capre delle nevi, orsi e molti altri. C'è voluta un'attenta osservazione per scoprire il perché dell'attrazione esercitata da questo particolare crinale. Finalmente abbiamo trovato la risposta e il segreto è chiuso in questa scatola. Soltanto qualche tempo fa i pezzi del puzzle sono finalmente andati al loro posto e così il titolo della nostra storia di oggi sarà Il segreto di Rock Ridge. Rock Ridge possiede la nobile e austera bellezza dei paesaggi montagnosi. Alberi sparsi affondano le radici lungo i pendii rocciosi e niente sta ad indicare che proprio qui esiste qualcosa di speciale. A questa altezza per i carnivori le prede scarseggiano, non c'è tanta erba da attirare mammiferi da pascolo e la maggior parte degli animali preferisce vivere a livelli più bassi. La capra delle montagne rocciose costituisce un'eccezione e fin da piccola se la cava benissimo nell'atmosfera rarefatta. Anche se questo giovane esemplare sembra non troppo sicuro sulle zampe, se la cava bene alla sua età e molto presto acquisterà la straordinaria agilità dei suoi simili. Inoltre svilupperà una vista eccezionalmente acuta e potrà osservare tutto quello che fanno gli altri animali nella valle sottostante. Tuttavia, qui a Rock Ridge non è necessario avere una vista acuta, perché la zona pullula di attività che le capre osservano curiose. Il più attento di tutte è il grande capo branco. È raro che una lince arrivi fino a questa altezza, ma è stato attratto dall'insolita abbondanza di preda che c'è a Rock Ridge. Ecco laggiù uno scoiattolo che potrebbe perdere la vita se continua a essere così imprudente. Ma la lince scopre che lo scoiattolo, dopo tutto, non è affatto imprudente e anzi è difficile da catturare. La perdita della preda non è una tragedia per la lince. Qui è pieno di piccoli mammiferi. Terminato l'inseguimento, le capre perdono interesse e guardano altrove. Un piccolo branco di cervi, diretto verso la cima, si è fermato proprio sotto di loro. Un giovane daino intraprendente ha quasi raggiunto la meta e ha trovato quello che tutto il branco cercava. Ma che cosa rende quest'erba d'alta montagna dura e amara più desiderabile di quella tenera dei prati più in basso, che oltretutto sono più accessibili? Il capo branco ha avvistato uno dei più grossi predatori delle montagne rocciose. Il puma è accovacciato tra i fiori di lupino per osservare, non visto, un grande orso nero che sta mangiando non molto lontano. L'orso non se n'è accorto e continua a mangiare tranquillo. E il puma improvvisamente fa una cosa molto strana. Per quanto carnivoro, il segreto di Rock Ridge sembra averlo trasformato in vegetariano. Altrettanto stranamente, l'orso abbandona la sua ricerca di vermi e topolini in favore di un'insalata verde. In condizioni normali, il puma non penserebbe lontanamente di attaccare un avversario così formidabile, ma qui accadono cose strane.
Non insiste nell'attacco, ma si comporta in una maniera inconsueta che non gli è propria. Che cosa c'è a Rock Ridge che spinge un puma ad attaccare un grosso orso, che lo stimola a mangiare fiori, che invoglia un orso a brucare come un daino e che attrae qui numerosi animali non comuni in quest'area, come la capra delle nevi, che di solito preferisce stare a grandi altezze? Le capre ne conoscono la ragione e anche loro rivolgono la loro attenzione al terreno in cui giace la risposta al segreto di Rock Ridge. Non solo questi animali, ma tutti i mammiferi artiodattili trovano questa zona irresistibile. Vengono qui per mangiare la strana erba che vi cresce e talvolta solo per leccare il terreno o addirittura le rocce nude. Ecco la risposta a tanto mistero: sale e altri minerali. Sotto la linea delle foreste di Rock Ridge c'è una pozza di sale naturale. Da miglia intorno tutti gli animali che lo amano vengono quassù regolarmente per soddisfare il loro elementare bisogno e naturalmente i predatori li seguono. Cacciare su queste alture è un'impresa facile per il puma perché le sue prede sono attratte dal sale. Ma anche giocare fa parte della sua esistenza, come per la maggior parte dei felini. È divertente far rotolare una pietra lungo il pendio nevoso. Il tasso, attratto anche lui a Rock Ridge dall'abbondanza di cibo, sente avvicinarsi il sasso e per poco non rimane vittima del gioco del puma, che peraltro non se ne preoccupa affatto. Si affretta ad allontanarsi, non si sa mai come può finire, ma anche il puma si dirige altrove. Per il tasso, in ogni caso, è molto più facile trovare scoiattoli e altre prede, perché può scavare nell'accidentato terreno di Rock Ridge. È un mammifero solitario e non ama la compagnia sul proprio territorio, nemmeno quella di un suo simile. La sua fantastica abilità a scavare qualche volta si può trasformare in un'arma o in una minaccia. La vendetta è inevitabile. Un colpo direttamente in faccia lo fa tornare a sistemi più tradizionali di combattimento. La pelle del tasso è così abbondante che i denti dell'avversario trovano solamente la pelliccia e non fanno danni seri. L'intruso per oggi ne ha avuto abbastanza e a questo punto decide di andare a caccia altrove e di lasciare in pace il suo irsuto parente. La preda che il tasso preferisce in assoluto è la marmotta. Comunque è molto difficile prenderla di sorpresa, perché al primo segnale di pericolo si nasconde sottoterra. Di solito per il tasso questo non è un problema, dato che è più abile di lei a scavare. Spesso riesce a stanarla con facilità, a meno che non ne sia impedito dalle rocce sottostanti. Gli sforzi del tasso attraggono la stessa lince giovane che poco fa aveva mancato lo scoiattolo. Ma questo è un avversario temibile e può tenere a bada animali anche più grandi. La lince istintivamente si tiene a distanza, anche se è la prima volta che vede un tasso.
La prudenza gli consiglierebbe di allontanarsi. Ma per il momento prevale la curiosità. Dato che le rocce gli impediscono di stanare la marmotta, il tasso ci rinuncia e ora, superando un po' l'iniziale prudenza, la lince si avvicina di nuovo. L'istinto che gli aveva suggerito di tenersi a rispettosa distanza era giusto. E stavolta, quando il tasso si allontana, non è più seguito da una compagnia indesiderata. Rockridge nasconde molte sorprese e offre alla lince altre cose interessanti da vedere e da fare altrove. E alla fortunata marmotta una seconda possibilità di sopravvivenza. Oggi sarà almeno la decima volta che la lince si ferma ad affilare gli artigli e, facendolo, spia con la coda dell'occhio un'altra possibile preda. Un grosso gufo dai ciuffi che ha immediatamente subodorato il pericolo. È troppo tardi per puntare, bisogna inseguirlo. Per una giovane lince è molto più facile arrampicarsi velocemente in cima a un albero che non discenderne. Non è poi troppo alto per saltare giù, ma sa che il terreno roccioso potrebbe rovinargli le zampe se atterrasse nel modo sbagliato. Deve trovare un altro sistema. Non si può dire che l'abbia fatto in modo elegante, ma almeno ora è sul terreno solido. I versi di una ghiandaia di Clark al suo passaggio costringono la lince a guardarsi intorno. Ha fatto bene a farlo. Poco lontano c'è l'enorme puma che si ferma regolarmente anche lui ad affilare gli artigli e ad allenare i poderosi muscoli che si intravedono sotto la pelliccia fulva. È lo stesso puma che aveva mangiato i fiori e attaccato l'orso nero poco prima. È una femmina e alla vista della lince assume un'aria aggressiva. La lince cerca di ritirarsi con dignità, ma il suo pericoloso parente non gliene dà la possibilità. Non è la pozza salina in cima al dirupo, né la difesa del territorio, che hanno provocato lo strano comportamento del puma, ma un'altra ottima ragione, che si trova molto vicino alla cresta di Rock Ridge. Sebbene la presenza di una pozza salina sia l'attrattiva segreta per molti animali che vengono a Rock Ridge, la zona nasconde ancora un altro segreto e questo spiega perché il puma ha appena reagito così violentemente all'intrusione della lince. C'era una ragione valida a sostegno dello strano comportamento del puma a Rock Ridge. Questo era proprio il posto che aveva scelto per allevare i suoi aggressivi cuccioli. Non c'è dunque da meravigliarsi se ha attaccato il pericoloso orso e fatto fuggire la lince. Poche creature selvatiche sono così feroci come un felino che protegge i suoi cuccioli. Come per tutti i giovani animali, il mondo appare grande e interessante, pieno di cose meravigliose da vedere e da imparare. Ci sarà tempo per conoscere l'arte di arrampicarsi. Ora è più divertente giocare o fare quello che capita al momento.
Giocare a rimpiattino è eccitante. Nascondersi poi lo è ancora di più, specie se ci si sente protetti e sicuri sotto lo sguardo attento della madre. Certo, ci sono anche momenti in cui è costretta a lasciarli soli per andare a caccia in cerca di cibo. Ma un giorno la seguiranno anche loro per imparare le tecniche della caccia. Per adesso non devono fare altro che divertirsi. Questo piccolo, tuttavia, è fermamente convinto di essere in grado di cacciare anche ora. Una marmotta che si sta godendo tranquilla al sole non sembra molto entusiasta dell'idea. Questa creatura sembra molto più feroce di quanto il piccolo credeva e sarà meglio andare in cerca di qualcos'altro che gli mostri maggiore paura e rispetto. La marmotta si rimette tranquilla. Con l'abbondanza di animali che la pozza salina attira a Rockridge, il cucciolo vede subito un'altra preda potenziale su cui dar prova della sua abilità. Si tratta di una giovane capra delle nevi. Ma il piccolo è un po' preoccupato per le sue dimensioni, anche se l'evidente paura che dimostra è incoraggiante. Bene, questa è proprio la reazione che ispira fiducia in un piccolo puma. Tutto quello che scappa invita all'inseguimento. È un gioco molto divertente e un ottimo esercizio per quando la capra delle nevi diventerà una parte importante nella dieta del puma. Certo, è una preda notevole, ma non è facile prenderla né per i giovani né per gli adulti. Un giorno, quando avrà affinato la sua abilità a cacciare, questo cucciolo proverà la sua capacità contro le capre sui pendii rocciosi. Ma avrà bisogno di molta fortuna per avere la meglio su queste creature agili ed elusive, che sono abituate a stare costantemente allerta contro ogni pericolo. Come scoprirà tra poco anche Mamma Puma, che sta dando loro la caccia. È quasi impossibile coglierle di sorpresa. Per cacciare una preda del genere servono velocità e agilità. E anche un puma adulto come questo ha il suo bel da fare per riuscire. Il più piccolo errore nel calcolare le distanze può provocare problemi. I primi insuccessi hanno diminuito il suo desiderio di continuare la caccia. Ora prova un'ultima volta, ma ormai le capre hanno un bel vantaggio e, dato che ci sono prede molto più facili da catturare, il puma decide di rinunciare. Le capre se ne accorgono subito e si rilassano.
Più tardi il Puma si impegnerà più seriamente, anche se per un po' cercherà probabilmente altri bersagli. Come se solo ora si rendesse conto di essere stata troppo tempo lontana dai suoi piccoli, il Puma si dirige correndo verso la tana. Almeno uno sta bene, l'altro probabilmente è nelle vicinanze e la mamma e il fratellino vanno a raggiungerlo in cima al dirupo. È stata una giornata faticosa per tutti e tre in questo posto bellissimo e incontaminato, dove molte creature vengono da lontano per leccare il sale e molte altre, come la famiglia del Puma, per dar loro la caccia. Ma tutte, indistintamente, dividono il segreto di Rock Ridge. Il sale che si trova nelle pozze saline non ha lo stesso aspetto di questo. Quello naturale è cristallizzato solo parzialmente, ma tutto il terreno ne è impregnato ed è questo che gli animali vengono a leccare. Il fatto che i predatori li seguano fa parte dei disegni della natura. Mamma Puma è stata saggia a scegliere Rock Ridge come posto dove stabilire la tana e allevare i suoi cuccioli. Attratta dal sale, la sua preda sarà più facile da localizzare e così nutrire due cuccioli affamati diventerà un'impresa meno faticosa. Il sale soddisfa una richiesta chimica fondamentale nella dieta di molte creature selvatiche, in particolare dei mammiferi artiodattili. È sempre importante che l'uomo faccia ogni sforzo per preservare e proteggere queste aree che sono utili alla continuazione delle specie. Posti come questo dovrebbero rimanere per sempre parte del regno della natura. Thank you.